un'opera che induce alla speranza o al pessimismo? Tutte e due. Al pessimismo perché alla fine non c'è neanche uno spiraglio di speranza, sono tutti morti, gli amanti sono stati uccisi, hanno subito il lavaggio di cervello, però c'è l'atto ottimistico perché dopo aver visto una cosa simile tocca allo spettatore di dirsi il giorno dopo dobbiamo fare il necessario purché una cosa simile non succeda. Da brividi, 1984, l'opera di Lorin Maazel, che siamo andati a registrare, a riprendere alla Scala, tratta da George Orwell, dal capolavoro 1984, che Orwell, scrittore socialista umanitario inglese, Eric Blair il suo vero nome, scrisse nel 1948, dopo aver assistito, come lui tanti della sua generazione, agli orrori dei totalitarismi del Novecento, queste fabbriche di oppressione e di morte, e scrisse 1984 prefigurando il grande fratello, The Big Brother, che governa, vede, proibisce, indottrina, istruisce, guida e disumanizza i suoi sudditi. Quindi il male assoluto, che si ammanta di volta in volta di ideologie o di religioni, di fondamentalismi, che schiaccia l'individuo. E adesso sentiamo il coro patriottico, l'enfasi della patria, dopo essere stati indottrinati e dopo aver subito ogni sorta di angherie, l'uomo non è più capace né di amore né di pensiero. E andremo poi da Giulia e Winston, che sono gli amanti, che saranno destinati alla morte anch'essi. È di pensare, cioè il pensatore libero è visto dallo Stato come un nemico, bisogna credere tutto quello che ti dice il Gran Fratello e la tua memoria deve funzionare soltanto in connessione con la propaganda che viene dal Ministero della Verità. Scritta dal Gran Fratello e i suoi seguaci.
dobbiamo, da parte nostra, innamorarci di questi amanti. Noi li amiamo, vogliamo bene a queste due, e quando succede il finimondo capiamo finalmente di che cosa si tratta, o di che cosa si tratterebbe se noi fossimo coinvolti in un sistema di questo genere, cioè in uno stato che si chiama 1984, e non sono eroici, loro sanno esattamente, dato che in questo sistema, in questo stato, l'amore è vietato, loro sanno già dall'inizio che un bel giorno saranno scoperti e che moriranno.